e carta e tandem d'attacco composto da Morbidelli e Roberti. Intanto il match è iniziato con il primo possesso per Baccoli, il regista ancora per Fornito, per Sterza, la serve di nuovo a Baccoli, Franellino centrale per Tavares, ha uno spazio, il tiro deviato, la prima occasione della Barriere, vicino a lui Ioni che in qualche modo mette il cross in mezzo, poi la conclusione di Fornito deviata, il portiere Tassi va alla respinta, poi l'arbitro, intanto la palla spazzata proprio da un difensore in maglia bianca, giunge a Gustavo, c'è tutto il suo diretto concorrente, la scarica per Giorgione, il cross in mezzo deviato e a respingere, ma attenzione perché torna sulla sfera proprio Fornito, il suo mancino, il cross in mezzo, il colpo di destra, la grande parata di Tassi sul colpo di testa, se abbiamo visto bene, proprio realizzato Italiano, il lancio lungo per Roberti, in qualche modo la sfera finisce su Scicchitano, poi il sinistro, che occasione per Luca Castelli. Entra una giocata, poi il pasticcio della difesa della Lupo Castelli, allora Giorgione va tutto da solo, può tentare il sinistro, l'incrocio di Bari del numero 8 del Messina terzo, grandissimo, sono 3 contro 2, Morbidelli si accentra, tenta di dettare il passaggio in profondità a Roberti, poi sulla sinistra la conclusione, passarla a Scardina, poi sulla sinistra per Zanini, ancora al centro, il passo in mezzo per Tavares che però era finito in fuorigioco. Anche dalla primavera del Milan, nella stagione 2013-14, prova a rendersi pericolosa la Luca Castelli, ormai in carta e quasi in mezzo, e si fa il Milan, la conclusione, la bellissima occasione, per l'altro ne è entrato Barisic, cioè al centro dell'area per Giorgione che potrebbe pensare al tiro, così è, ne esce comunque una conclusione, che si fa sul pallone, palla da terra subito dall'altra parte per Barisic, contro due, cerca di accentrarsi, forse va a subire il fallo, così è, al limite dell'area, ma l'arbitro invece, a differenza di Cina Martinelli, poi arriva il cross dalla destra per Tavares, ancora attento Rosato, poi dall'altra parte Giorgione, tiro cross Tavares e c'è stato un parapiglia, chiamato in causa in maniera importante il traversone di Gustavo proprio per Tavares, e ancora presta attenzione la difesa della Lupo Castelli, poi il tiro dalla distanza, è un gol pazzesco del Messina che passa in vantaggio nel finale di gara con Ionut, incredibile, e salve assoluto per questo difensore rumeno, per il punto cancellato Ionut che era in vantaggio sul pericolo di terzino destro con i vari Barillaro e Mileto, caso rosato ancora su Tavares, sarebbe stato fischiato con un fallo proprio su Tavares, ultimi secondi e l'arbitro fischia proprio il finale di questo esordiente rumeno, va a disputare lo stadio Maglio Scopigno di Rieti che ottiene 3 punti, la prestazione per Palazzi, un buon punto di per scalare dall'ultima posizione.